Benvenuti ragazzi, in questo video faremo le zeppoline con i fiori di zucca, i churil, le zeppelinghi churil. Partiamo dagli ingredienti e dalle dosi. 480 g d'acqua, mezzo chilo di farina 00, quindi la farina bianca, il lievito di birra, 12 g di lievito di birra, sale, 15 g di sale, che andrà messa alla fine, un po' di zucchero per attivare la fermentazione e ovviamente i fiori di zucca. Eccoli qua, i fiori di zucca, all'incirca 200 grammi. Poi fate a occhio, sempre a vostro gusto, quindi quando ce ne volete all'interno. Partiamo con il procedimento, via. Allora, prendiamo il lievito di birra e lo facciamo sciogliere nell'acqua. Bene ragazzi, si è sciolto il lievito, aggiungiamo lo zucchero e si gira. Allora ragazzi, aggiungo la farina un pochettino alla volta, non tutte insieme, e giro. Giro, mescolo, faccio amalgamare il tutto e poi metto un altro poco di farina. A tra poco! Allora ragazzi, l'impasto è stato lavorato, adesso metteremo il sale e amalgamiamo il tutto. Adesso tagliuzzerò i fiori di zucca con la forbice. Bene ragazzi, sto continuando a tagliare i fiori di zucca. Ovviamente i fiori di zucca li ho lavati. Vi mostro un poco di immagine dei miei fiori di zucca biologici. Potreste vedere all'interno, se fate attenzione, api, formiche e altri insetti che vi dimostreranno che il fiore è biologico e quindi il mio bellissimo orto naturale, senza trattamenti e senza pesticidi. Allora ragazzi, ho aggiunto i fiori di zucca e ho schiaffeggiato l'impasto. Si schiaffeggia l'impasto per 10 minuti, sono appena passati i primi 5 minuti, quindi questo è il lavoro che devo fare. Pulisco la ciotola e schiaffeggio. Io sto facendo con il cucchiaio perché ho la telecamera proprio vicino al gomito, se no faccio fuori anche la mia videocamera, ma se lo fate con le mani è meglio. Allora ragazzi, sono trascorsi i 10 minuti. Io ho finito di schiaffeggiare l'impasto, i fiori di zucca si sono accorporati. Adesso chiuderò e lo metterò a lievitare l'impasto. Deve raddoppiare. Eccolo qua, si chiude ermeticamente. Ovviamente tutti questi prodotti ve li metto in descrizione perché sono contenitori proprio per l'impasto appositi. Quindi ve li metto in descrizione, se qualcuno vuole fare spesa li troverà in descrizione video. Sono molto molto comodi, altro che le zuppiere. Allora ragazzi, le sto cacciando le zeppoline, guardate come sono belle e ben dorate. Le zeppoline si mettono poco alla volta, perché se le mettete tutte insieme, come prima cosa si abbassa la temperatura dell'olio e poi che cosa succede? Che si incollano e sente ancora morbide tra di loro e si leva la forma. Adesso ve lo rimostro. Allora ragazzi, sto facendo la zeppolina, inseriamo la zeppolina nell'olio. E la diamo così a girare, in modo tale che acquisisce la forma rotondeggiante. Mettetele poche alla volta le zeppoline perché si incollano tra di loro, quindi al massimo 3-4. Poi dipende sempre dalla dimensione della pentola e di quante le fate grandi le zeppoline.
Ok ragazzi, chiudo e a breve l'impiattamento e la degustazione. Allora ragazzi, ho appena finito di friggere le zeppole. Eccole qua, guardate come sono belle. Adesso, dato che mi sono stancato, quindi per friggendo, ho avuto un piccolo calo di zuccheri, mi preparo uno spuntino. Andiamo a zoomare sullo spuntino. Allora ragazzi, salamino fatto in casa, salsiccia secca di Castelpoto, la salsiccia rossa di Castelpoto, anduia calabrese e due o tre zeppoline. Guardate come le farcisco. Tagliamo la zeppolina. Eccole qua. Se le prime le ho fatte più piccole perché stasera mi voglio tenere leggero, quindi le ho fatte un poco più piccole. Ecco qua, ci mettiamo un poco di salsiccia, chiudiamo la nostra ostrica e assaggiata. Un sapore eccezionale, soprattutto appena fritte. Eccoci qua, adesso ci abbiniamo un bel addianico del Taburno, fatto in casa. Ragazzi, vi saluto, io continuo con il mio spuntino. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche, prodotti in descrizione. Per chi non conosce questo vino, ve lo metto in descrizione, così se lo volete assaggiare, siete degli intenditori, volete assaggiare un bel bicchiere di rosso, altro che il Barbera, l'Aglianico del Taburno o il Montepulciano, è veramente eccezionale. La mia frutta biologica, l'uva, l'uva bianca, l'uva rossa, le mie bellissime more e le pere. Trovate tutti gli articoli sul mio sito web Consulente Agrario, come coltivare i frutti di bosco, come coltivare l'uva da tavola e il frutteto, quindi le pere, le mele e la frutta in generale.